嗯，嗯，<laughs> Buongiorno a tutti, direi che possiamo a questo punto cominciare. Intanto benvenuti. Quello che vedremo oggi, ecco se PowerPoint vi viene in soccorso, è quello che abbiamo intitolato il nuovo paradigma di Volta secondo NTI. Intanto mi presento io, mi chiamo Diego Lanzoni, mi occupo di own IP, vale a dire di tutti i prodotti che sono di tutti i prodotti software, delle soluzioni che sono prodotte dal gruppo NTI. e Diciamo che sono attivo sia nei due macro ambiti del, del mondo Autodesk, quello di architettura civile, sia quello di manufacturing su cui si centra. Um, Il webcast di oggi. Tra i miei compiti c'è quello un po' di diffondere la cultura e quella che è la consapevolezza dei software, delle soluzioni NTI, perché la cosa per noi importante è fornire soluzioni e non solo prodotti. In basso vedete eh, i miei contatti, in particolar modo eh, l'email alla fine del webinar, magari ve li, ehm, ve li diffonderò nuovamente in modo che per qualunque domanda o dubbio possa sorgere, eh, mi possiate tranquillamente contattare, resterò a vostra disposizione. Vi ricordo che anche nell'interfaccia del webinar potrete, eh, siete liberi di, ehm, di porre domande hm, nel caso in cui ci siano dubbi, alla fine del, della presentazione vedrò di, di rispondere a quelli che possono essere i vostri dubbi. Detto questo, vediamo un po' quelle che sono i punti di oggi topic, intanto vi anticipo una cosa. Non eh, ho cercato di mantenere al minimo quello che sono elenchi di funzionalità, e cercare, quello che cercherò di fare è semplicemente un confronto tra due mondi. Due mondi che adesso definiremo nello specifico. Eh, ovviamente ci servirà capire che cos'è Autodesk Vault. Molti di voi già lo conoscono. Vedremo. Invece, che cosa sono i software NTI dedicati ad Autodesk Vault e a quel punto partiremo con un po' di esempi. Il primo esempio sarà un, un diciamo un ambiente preparato secondo quello che è la logica di utilizzo di Autodesk, quello che succede con Vault una volta che lo tiriamo fuori dalla scatola, mentre lo confronteremo poi con quello che è possibile fare con, aggiungendo a Vault la tecnologia di NTI, quindi quelli. Che sono gli strumenti. Partiamo subito e cominciamo con la definizione. Dicevo, molti di voi già conoscono Autodesk Vault, eh, non, non, molti di voi non sono nuovi a questa te tecnologia. Se ci fosse qualcuno di voi che non lo sa, questo è un prodotto di Autodesk eh, che esiste ormai da. Svariati lustri che permette di eseguire quello che si chiama Product Data Management, ovvero la gestione della documentazione. In particolar modo della documentazione tecnica. Gli esempi che, ved che vedremo oggi sono tutti nel mondo Autodesk e si centreranno su quella che è eh, la gestione dei file CAD in particolar modo. Bolt principalmente a livello alto, diciamo, di funzionalità, fa. Tre cose, prima delle quali è la gestione dei documenti, ci permette, ci dà un luogo dove gestire in modo efficiente i nostri documenti. La seconda è la collaborazione, quindi ci permette di collaborare tra utenti gestendo l'accesso eh, alle informazioni in modo fluido in modo, eh, e in modo consistente. La terza, invece, è il controllo del ciclo di vita di prodotto. Eh, questo è un argomento eh, che non è quello centrale della presentazione di oggi, ma che comunque sarà mh, fortemente trattato. Queste tre sono, se, se qualcuno di voi già utilizza Vault, sa benissimo che queste sono le componenti principali del software. Cosa ci permettono di fare una volta unite? Beh, intanto, Vault di per sé permette di integrare tutti quelli che sono i prodotti del mondo Autodesk e fornire un punto centrale da cui le informazioni partono, che se ci pensate è un po' quello che succede in molte aziende manufacturing, abbiamo magari al centro, supponiamo, un reparto RD o un ufficio tecnico che deve avere la possibilità di collegare eh, tramite un flusso di informazioni eh, solido tutti quelli che sono i reparti circostanti. E queste informazioni devono essere fruibili rispondendo alle classiche domande che sono il cosa, il quando, il come e il dove. Quindi, questo in sostanza fa Autodesk Vault: mette insieme utenti e reparti con un unico flusso di informazioni. Detto questo, vediamo invece che cosa sono gli strumenti di NTI, gli NTI software. Oggi tratteremo ovviamente una piccola parte di quella che si chiama Evolver Suite, che è la suite di tutti gli strumenti NTI dedicata al mondo manufacturing. Di questa suite fanno parte gli NTI for Inventor. Ci sono in due versioni, ma comunque sono la stessa cosa: sono delle plugin che aumentano esponenzialmente le potenzialità di Inventor, quindi del CAD. Fanno parte gli NTI for Vault che sono quelli che vedremo tra poco, e anche tutti questi due gruppi diciamo, di prodotti sono di fatto plugin per i software eh, già esistenti, già prodotti da Autodesk, mentre invece abbiamo anche dei software standalone, che sono un configuratore, NTI Configurator, e NTI Integrator, che invece ci permette di connettere sistemi diversi tra loro. Oggi, naturalmente, non vedremo tutti questi prodotti, ci concentreremo in particolar modo su questi due, NTI for Vault, Client e Job. Sono questi gli strumenti che sono stati utilizzati per preparare gli esempi, che vedremo tra poco. Procediamo quindi con qualche esempio. A questo punto è necessario, e partiamo dalla logica di utilizzo di Vault, secondo Autodesk. Cosa ci dice di fare Autodesk? Qual è lo strumento che ci ha dato e con che logica va utilizzato. Quindi la proposta di Autores prevede fondamentalmente tre punti che possiamo associare a quanto abbiamo detto nell'introduzione. Il primo di questi punti riguarda la gestione del repository file, volte un sistema che vi permette di immagazzinare tutti i vostri file, nell'esempio vedete dei file CAD, associare a questi file una serie di proprietà, e gestire anche i legami. Quindi, importantissimo questo, e lo vedremo più volte, i legami generati dal CAD sono visibili e accessibili direttamente da qui dentro. In, ambi, in ambo i sensi possiamo vedere, per esempio, che cosa contiene un assieme o in quali assiemi o tavole è contenuta una parte. Il secondo punto, importantissimo, è l'automazione sui file. Cosa significa? Abbiamo il nostro repository di file, abbiamo tutto quello che è eh, la gestione delle informazioni, ma ce n'è una probabilmente più importante delle altre, che è nella colonna Stato. Possiamo definire per ogni file, in questo caso, uno Stato. Nel momento in cui un file, per esempio, deve essere condiviso, deve essere eh, condiviso tra le reparti e quindi accessibile a tutti, quello che vogliamo è intanto rendere evidente che questo file è rilasciato, bloccarlo, fare in modo che non possa più essere modificato e magari, come è stato fatto qui, produrre anche dei file statici come per esempio il PDF o lo step che in qualche modo debbano rimanere legati al file d'origine e che possono essere utilizzati per una condivisione o per un'esportazione ancora più efficiente. Il terzo punto... Sul quale vi dico già ci soffermeremo un po' di più del tempo, eh, diciamo di questo, di questo video, è la creazione degli articoli. Allora, se avete notato, qui abbiamo quattro file che sono tutti relativi allo stesso numero parte. Bene, esiste un modo, che è quello degli articoli, che ci permette di raggruppare tutti questi file in un unico contenitore insieme alle informazioni rilevanti. Questo in parole molto povere è l'articolo. E come si può vedere resta un legame tra il file principale e l'articolo. Attenzione bene a questo punto. Andiamolo ad approfondire, perché almeno dalla mia esperienza con i nostri clienti che utilizzano Volt, eh, direi che almeno la metà di chi utilizza degli utilizzatori di Volt non utilizza o utilizza poco gli articoli. Quindi ritengo che sia una buona idea fare un piccolo focus su che cosa sono e perché li utilizziamo. Quando utilizziamo Inventor, per esempio, produciamo degli elementi 3D. Questi elementi 3D vengono inevitabilmente quasi sempre legati anche a una tavola, quindi a un elemento bidimensionale di riferimento. Oltre a questo, sui file andiamo anche a mettere una serie di informazioni. Quando lavoriamo con il file al centro del processo, vogliamo che succeda quello che abbiamo già visto nell'esempio, cioè nel momento in cui io condivido il file, lo rilascio, voglio anche che vengano prodotti magari dei file statici. Non è obbligatorio, ma nella maggior parte dei casi ci viene richiesto. E ci troviamo con la situazione che abbiamo visto, vale a dire se lavoro con il file al centro, nel momento in cui io faccio una ricerca e ricerco un determinato numero parte, mi usciranno in questo caso quattro file ogni volta. Bene, se io voglio rendere un pochino più scattante questa, ehm, questa possibilità, questa ricerca, questa aggregazione di informazioni, quello che posso fare è creare un contenitore, che è l'articolo o item, se utilizzate voi eh, nella lingua originale, e utilizzare questo contenitore per raggruppare tutto insieme in modo che io possa, da una ricerca sola, cercare solo un codice e arrivare direttamente, naturalmente, da quel codice a tutte le informazioni rilevanti. Codice, perdonatemi, un numero di disegno. L'articolo, l'item, in questo caso abbiamo rappresentato l'item di un assieme, diventa il mattone per comporre quella che si chiama Bill of Materials o, come oh la sento chiamare spesso qui in Italia, distinta base. Quindi un assieme contiene un altro assieme che conterrà a sua volta delle parti. Normalmente, questa informazione, se stiamo usando per esempio Inventor e Vault correlati, arriva direttamente dal CAD. Cioè, creiamo nel CAD un legame tra i file, tra le parti, tra gli assiemi. Quando lo traduciamo in articolo, quei legami vengono conservati. Ma non è detto che la distinta finale sia quello che ho disegnato nel CAD. Molto spesso dovrò magari aggiungere altre cose. In questo esempio, per esempio, potrebbe essere un documento, potrebbe essere un processo, potrebbe essere un manuale, oppure addirittura potrei decidere di togliere degli elementi che ho disegnato nel CAD, ma che non mi serve vedere nella distinta. Questo perché molto spesso quello che vogliamo gestire a livello di item, a livello di articolo, eh, non corrisponde esattamente a quello che abbiamo disegnato. Detto questo, una volta che abbiamo la nostra bill of material, la nostra distinta, che cosa ci possiamo fare? Ovviamente la possiamo condividere e la possiamo condividere a più livelli. Eh, I tre principali che mi vengono in mente sono, possiamo intanto condividerla in modo diretto eh, ad altri utenti di Volt, altri utenti di Volt, per esempio gli utenti che utilizzano l'interfaccia web, possono accedere alle distinte direttamente, mentre possiamo esportarla. Tramite delle procedure integrate verso strumenti diversi come sistema gestionale, IRP o un PLM. In questo modo gli utenti avranno accesso agli stessi dati da fonti diverse, però ci sarà sempre una sincronizzazione. Questo è l'obiettivo. Detto questo, cioè a cosa serve una Bill of Material, andiamo a vedere un esempio pratico. L'esempio pratico che vedete che avrete adesso è quello dell'utilizzo di Vault così come Autodesk ce lo, ce lo propone una volta che lo togliamo dalla scatola. La gestione dei file è molto simile a quella di un sistema di file system, quindi abbiamo cartelle, abbiamo file, abbiamo come visto la correlazione di informazioni e la correlazione tra un file e l'altro. Quella che vediamo ora è la distinta CAD, quello che è stato creato nel CAD. Ora l'utente con un comando chiede al sistema di creare gli articoli per quell'assieme. Verrà quindi Volto in automatico, raggrupperà tutti i file, diciamo, interessanti per quell'oggetto, in questo caso la tavola e l'assieme, e creerà una una serie di legami presi dal CAD praticamente identiche, in questo caso l'assieme, non è la regola, potrebbe essere diversa. Ora, quello che facciamo adesso è creare un articolo nuovo, vuoto, una scatola vuota, alla quale potremo andare ad associare informazioni o magari associare anche eh, file diversi, documenti, eh, fotografie, immagini, quello che vogliamo, e poi possiamo... Aggiungere quell'elemento che abbiamo appena creato, quell'articolo nuovo, possiamo decidere di aggiungerlo alla distinta base. Quindi in modo da manipolare quello che è arrivato dal CAD. Quindi in questo ambiente, nel, nel, nell'ambiente articoli di Vault, noi possiamo creare un livello, io lo chiamo, di astrazione in più rispetto a quello che abbiamo nel CAD. Ovviamente. Potremmo anche creare delle distinte completamente eh, nuove, completamente diverse, che non richiedono nessun file CAD, ma altri tipi di informazioni. Ora, una cosa che vi faccio notare, al momento i file, questo è un ambiente con i file al centro, non sono rilasciati. Li andiamo a rilasciare e parte il job processor. Questo è l'automatismo che arriva con Volt e che permette in differita di gestire per esempio la conversione dei file. Job processor è molto importante anche ai fini diciamo di quello che vedremo oggi perché molte delle cose che abbiamo aggiunto le abbiamo aggiunte in questo componente di Volt. Job processor ha intercettato il rilascio dei file e ha prodotto i file di scambio. Ora i file di scambio, PDF e step in questo caso però non sono presenti negli articoli, così come negli articoli è ancora utilizzata la vecchia versione dei miei file, quelli, quella ancora non rilasciata. Quindi l'utente dovrà sincronizzare l'articolo e dovrà anche ricordarsi di aggiungere all'articolo i file che sono stati convertiti. Questa cosa volt non ci dà un automatismo per andare a recuperare un file convertito. L'unico automatismo che ci va che ci dà è un legame creato tra il file e il PDF, tra il file e lo STEP, ma è l'utente che si deve occupare di aggregare tutti i file interessanti per quel caso, in questo caso i file convertiti all'articolo. Altra cosa molto importante. Se fate caso, oggi, cioè, oggi scusatemi, poco fa i file sono stati rilasciati, quindi lo stato dei file eh, da cui questa distinta deriva è uno stato rilasciato, mentre invece lo stato dell'articolo, di quello che abbiamo davanti adesso, è un, ancora un work in progress. Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo due diversi workflow, due diversi flussi di, eh, di lavoro, uno per i file e uno per gli articoli. Questa è una caratteristica di Volt. Volt lavora in questo modo, differenzia il ciclo vita del file da quello dell'articolo. Quindi, in un ambiente, diciamo, file centrico, che quindi prevede gestione complessa di dati CAD, noi creiamo l'articolo. Chi lo crea? Un una sinergia tra l'utente e l'automatismo, è l'utente che chiede e sarà sempre l'utente a chiedere al sistema voglio da questo da quest oggetto voglio creare un articolo. Poi Volt si occupa di aggregare gli elementi principali che lo compongono, eh, per esempio 3V, tavola e informazioni. Informazioni dell'articolo possiamo, se vogliamo, derivarle dal file. Poi però l'utente ha comunque del lavoro da fare. Il lavoro che l'utente dovrà fare successivamente è, ovviamente, aggregare file diversi, lo deve fare l'utente, e anche occuparsi di due diversi tipi di workflow, cioè dovrà decidere quando rilasciare il file, quando rilasciare l'articolo. Oltre a questo, dovrà anche occuparsi della sincronizzazione. Cosa intendiamo con questo? Intendiamo il fatto che nel momento in cui il mio file mio disegno subisce una modifica avrò bisogno di ricordarmi ogni volta di aggiornare l'articolo magari andandogli a, a mettere, a, a correggere la versione del file PDF, del file step che ho creato, che potrebbero aver subito modifiche. Quindi devo ricordarmi a ogni modifica di, io di mettere le nuove informazioni. Quindi, diciamo che se andiamo a schematizzare, a semplificare, la maggior parte del lavoro qui lo fa ancora l'utente. Il sistema poi dà una serie di automatismi, come quello di aggregazione dell'item, di passaggio delle informazioni, ma l'utente ha molto da fare. Abbiamo detto un sistema che ha il file al centro, quindi io lavoro sui documenti. Bene, questo schema ha, diciamo, delle caratteristiche e ha dei punti che secondo noi sono migliorabili. Prima di queste caratteristiche, i file CAD appunto sono in mezzo, sono quelli che guidano il processo. Questo però ci costringe ad avere un modello di dati che è un po' più articolato, abbiamo visto, abbiamo più cose da gestire in quanto utenti. Seconda cosa, il workflow degli articoli è indipendente da quello dei file. Ecco, questo può essere un vantaggio, può essere qualcosa che ci serve, potrebbe essere un modo di lavorare, cioè magari io voglio poter modificare la distinta. Gestire delle revisioni di distinta diverse da quelle del file. Però in molti casi mi è capitato che ovunque, i clienti mi chiedessero un'attenzione io. Però voglio gestire gli articoli, ma non voglio avere il problema ogni volta di avere lo stesso stato e la stessa revisione per file articolo. Quindi ho bisogno di utilizzare un workflow solo. Questa cosa non è semplice da gestire solo con gli strumenti che ci dà Autodesk. Oltre a questo, se il nostro modello di dati, come abbiamo visto, è basato su file, cartelle e informazioni, è un vantaggio per molti utenti perché eh, porta il nostro punto focale di lavoro su cose su cui che siamo abituati a gestire, fondamentalmente l'utilizzo di, di, di cartelle, di, di file system. Eh, però dobbiamo stare attenti a quello che facciamo, abbiamo maggiori possibilità di errore, mm, come è? è possibile immaginare. Oltre a questo abbiamo una gestione degli allegati sull'item completamente libera che però rende necessario un controllo continuo da parte degli utenti. Devo essere sicuro che in quella revisione dell'articolo ci sia il pdf giusto, devo controllarlo io. So se quanti di voi si saranno ritrovati più o meno in questa descrizione, Bene, sappiate che ci sono tante cose che possiamo rivoluzionare con gli nti for vault allora, intanto vi dico degli NTI for volt, che sono questi due, NTI for volt client e for volt job, possiamo usarli in qualunque circostanza, nel senso se voi state utilizzando adesso un modello di dati basato sui file e non lo volete cambiare, non c'è nessun problema. Ovviamente noi possiamo comunque tramite questi due strumenti eh, andare a configurare funzionalità in più, per quanto riguarda per esempio il volt job. Possiamo configurare dei, dei lavori che vengono gestiti dal job processor che non esistono in Volt. Possiamo, per esempio, abbiamo vari job personalizzati, vi faccio un esempio, l'invio di un'email nel momento in cui cambio lo stato non è una funzionalità di Volt, la possiamo aggiungere qui. Abbiamo dei traduttori, abbiamo visto che già Volt da solo traduce i file in PDF, eh, step e anche DXF. Qui abbiamo 24 traduttori che possiamo utilizzare e che permettono anche l'utilizzo di Inventor, cioè possiamo tradurre i file direttamente usando il CAD, quindi con molte più possibilità. Abbiamo la possibilità di, di, di tradurre dai file Office, abbiamo una serie di azioni aggiuntive, condizioni di esecuzione, cioè posso decidere su quali file un lavoro viene attivato e su quali no. Sincronizzazione: questa sarà importante per l'esempio che vedremo, e ovviamente la gestione più avanzata di funzionalità che già esistono in Job e in Vault, come la tabella delle revisioni. Tutte queste cose vi possono essere estremamente utili anche su un modello basato sui file. In particolar modo, anche nti for vault client. La differenza principale tra i due è che mentre il Job: si installa solo sul computer sul quale si farà partire il job processor di Vault, questo invece va proprio installato su ogni client e permette una serie di funzionalità aggiuntive che sono in mano all'utente. Eh, non ve le sto a elencare tutte quante, quelle un pochino più mm, avanzate diciamo vi permettono di avere un controllo maggiore, per esempio ne abbiamo una che vi permette di vi blocca il cambio di stato se il disegno non è aggiornato rispetto al 3D. Vi permette il controllo a, con, con più utenti, cioè non vi permette di far partire una transizione se quella precedente è stata attivata dallo stesso utente, serve per ovviamente i controlli incrociati dei disegni. E un paio di altre funzioni, una ve la farò vedere dopo, sono certo che piacerà a molti. Comunque, questi due oggetti, in qualunque sia il tipo, il modello di dati che utilizzate vi possono essere utili perché comunque aggiungono funzionalità ma quello che abbiamo preparato oggi nell'esempio è una cosa diversa abbiamo voluto proprio rivoluzionare il modo in cui si utilizza Volt come l'abbiamo fatto? utilizzando ovviamente questi due strumenti ma anche configurando Volt in un modo che non è quello usuale allora quello che vedete adesso è un item master, quindi un contenitore articoli, con una serie di articoli al suo interno, e una serie di file, eccoli qua, sono gli stessi che abbiamo visto prima, vi faccio notare che le colonne stato e revisione sono vuote. Questo perché in questa particolare configurazione non utilizzeremo il cambio di stato dei file. Quello che faremo sarà utilizzando le funzionalità di volt come abbiamo fatto esattamente nell'esempio precedente, quindi Volt creerà gli articoli, creerà la distinta derivandola um, dal, dai legami CAD, eccola qui, questa è la stessa identica cosa che abbiamo fatto nell'esempio precedente, e come prima abbiamo il legame tra i due elementi, quindi tra il mondo CAD e il mondo articoli. Gli articoli invece un, uno stato ce l'hanno. Lo vedete adesso, è work in progress. E cosa succede? Come gestisco questo workflow? Intanto vi avviso di una cosa, abbiamo preparato qui un workflow che prevede anche uno stato di controllo, quindi ci sarà anche diciamo, la, un, uh, un revisore. Nel momento in cui cambiamo il primo stato, abbiamo configurato uno stato che si chiama schedulato per il rilascio. Partirà il job processor con una serie di lavori che non siamo abituati a vedere, una serie di jobs che non siamo abituati a vedere in Volt. E che cosa fanno? Intanto cambiano lo stato dell'articolo. Vedete che è cambiato. Prima era schedulato per il rilascio, adesso è pronto per il rilascio. È lì, pronto per essere nelle mani di chi revisiona il disegno. È stato già prodotto un PDF con un watermark, altra cosa che Volt eh, non fa, ma questo... PDF, si vede, è evidente che non è ancora approvato. Serve a chi farà la revisione del disegno per decidere se mandarlo avanti o no. Infatti agli utenti visualizzatori, normalmente, qui siamo nell'interfaccia web di, eh, di Vault, normalmente all'utente visualizzatore non è permesso vedere qualcosa che non sia effettivamente rilasciato queste sono impostazioni di base di Volt e abbiamo utilizzato quelle mentre invece per tutti gli elementi che sono già stati rilasciati è possibile entrare nell'articolo è possibile vedere il contenuto ma come è evidente nel nostro elenco di articoli non abbiamo ancora eh, quelli ufficiali quelli della distinta di cui ci stiamo occupando ora impersoniamo il, colui che revisiona e supponiamo che dopo aver controllato i disegni i PDF, lancia di nuovo, ok, dica, questo, questo assieme va bene, lo voglio rilasciare. Di nuovo partono una serie di job ai quali non siamo abituati e quello che succede, vedete è che l'articolo si è aggiornato, se avete notato il numero della versione dei file, si è aggiornato da solo, già con i nuovi allegati. L'allegato è stato prodotto di nuovo. Questa volta il disegno ovviamente ha perso il watermark e risulta approvato, sono stati aggiunti il nome dell'approvatore, eh, la data di approvazione, con, vi dico già con, i, eh, con gli NTI eh, software possiamo anche manipolare delle proprietà di volta, al cambio di stato possiamo decidere di cambiare il valore di una proprietà, cosa che volta non permette e qui è una funzionalità che abbiamo utilizzato. Adesso la distinta componenti è visibile a tutti gli utenti. Di nuovo, qui siamo nel mondo Vault, siamo nelle funzionalità di base di Vault. Quindi, quello che abbiamo fatto effettivamente è stato utilizzare principalmente Autodesk Vault. La maggior parte delle funzionalità che avete visto sono quelle di Autodesk Vault, ma abbiamo introdotto, grazie al nostro sistema, un metodo di lavoro completamente diverso che non prevede più l'accesso al file singolo, il file singolo viene gestito, viene creato, ma è un elemento accessorio, un elemento che utilizzerà il disegnatore per fare delle modifiche all'interno del CAD, è un elemento che però non viene condiviso direttamente con gli utenti, con gli utenti verranno condivisi gli articoli. Allora, qui ci si può inventare un po' quello che si vuole. A livello di permessi, a livello di logiche. Ecco, questa è un'altra funzionalità che piacerà a molti: la possibilità direttamente agli articoli di collezionare tutti i PDF in un unico file, magari scrivendogli sopra, dandogli un watermark che possiamo gestire come meglio crediamo, in un file singolo. Allora, vi stavo dicendo, abbiamo creato un sistema di lavoro utilizzando le funzioni di Vault, ma. Dandogli un qualcosa in più grazie a degli automatismi che in Volte non esistono, per ottenere questo. Abbiamo visto prima che mentre normalmente l'utente ha tante operazioni di cui doversi occupare, che possono generare errori, mentre a eh, fondamentalmente si occupa solo del, di raccogliere i dati a livello di, data, di database, bene, noi abbiamo trasformato questa logica in una logica completamente diversa. L'abbiamo fatto aggiungendo gli strumenti di NTI e abbiamo fatto in modo per prima cosa di togliere uno dei due workflow non lo vogliamo non lo vogliamo gestire la seconda cosa che abbiamo fatto è stato spostare verso l'automatismo una serie di cose la sincronizzazione del, dell'item la generazione e eh, l'attachment di quelli che sono i file convertiti all'ite li abbiamo completamente automatizzati. A questo punto sembra abbastanza evidente in questo schema vedere che il vantaggio è tutto verso l'utente, cioè l'utente è più libero, deve gestire in questo caso, oltre alle modifiche, solo il, un workflow, quello degli item e ovviamente... La gestione degli stati di un file non è qualcosa che si può automatizzare, deve essere l'utente che la gestisce, però perlomeno l'abbiamo ridotto a una. Ovviamente, ripeto, questo, 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 tutti questi automatismi si possono applicare anche a un modello classico, però qui quello che abbiamo voluto evidenziare oggi è che possiamo completamente cambiare appunto il paradigma di utilizzo di Volt. Facciamo una piccola... Che relata di quelli che sono i vantaggi di una soluzione di questo genere. Il primo, sicuramente, è che abbiamo un livello di automazione maggiore, l'abbiamo visto. Quindi, più precisione nello scambio dati, meno errori. Questo è quello che ci interessa. Il secondo vantaggio è che abbiamo delle potenziali di volte abbiamo un miglior controllo. Stiamo fondamentalmente completando delle capacità di un software. E lo stiamo facendo grazie a un'esperienza grossa, che è quella di NTI, che lavora in 13 country diverse, quindi abbiamo diciamo un, uh, un, una serie di casi da cui attingere molto vasta. Oltre a questo abbiamo aumentato le funzionalità. Funzionalità che non c'erano in Volt, abbiamo visto qualche esempio, possono, possiamo aggiungere, non dico quello che vogliamo, ma quasi anche se vi dirò cioè, alcune di queste funzionalità in realtà possono essere unite a degli sviluppi quindi è possibile implementare gli strumenti di NTI con, solo con la configurazione senza scrivere una riga di software ma è anche possibile naturalmente usarli in sequenza con, con degli sviluppi adeguati io spero che questo vi sia stato utile spero di essere stato sufficientemente chiaro come promesso non abbiamo affrontato nel dettaglio le, il dettaglio tecnico eh, di tutte quelle che sono le possibilità era diciamo il mio obiettivo quello di farvi vedere proprio un cambio di mentalità che ci può essere grazie a una maggiore automazione vi lascio ancora i miei contatti se non se avete fatto in tempo magari prima a recuperarli io naturalmente resterò a, a vostra disposizione e se avete domande vi prego già adesso di, le potete tranquillamente mettere all'interno all oh, <ride> all dell'interfaccia del di GoToWebinar. Ah, eccola, qua c'è sì, una, una prima domanda che riguarda come si configurano eh, gli NTI. Ah, sì, certo, giustamente. Qual è il, il principio per la configurazione? Se si utilizza l'interfaccia di volta o un'interfaccia diversa? Eh, domanda giusta. Allora, vediamo un po' di. Allora, vediamo se riesco a condividervi lo schermo in questo modo. La configurazione si fa a livello amministrativo come quella di volt quindi l'accesso a questa configurazione è dall'interfaccia amministrativa di volt e eh, una volta installato il prodotto per esempio poniamo che siamo sulla macchina che fa funzionare il job processor abbiamo la configurazione del job che è una cosa di questo genere quindi è un'interfaccia di questo tipo come vedete non c'è codice da scrivere ma ci sono semplicemente una serie di opzioni Da gestire di volta in volta, una cosa interessante già che sono qua ve la dico. Eh, normalmente se siete pratici di volte del job processor sapete che eh, c'è un, un incolonnamento di quelli che sono i job che vengono richiesti che è sem semplicemente sequenziale. Ok, eh, quindi quando per esempio lancio il rilascio di un file. Job processor non farà altro che accumulare una serie di, um, di, 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 di lavori, di task, appunto, uno dietro l'altro. Qui è possibile creare dei contenitori. Questi che vedete qui, questo pre-process, non è altro che un elemento di base al quale noi possiamo andare ad accodare dei lavori successivi. Questo fa sì che ci sia una sorta di ordinamento delle operazioni che possiamo compiere, che possiamo controllare l'ordine in cui vengono eseguite. Che sembra una cosa banale, ma vi assicuro che non lo è. Tutta questa configurazione viene salvata all'interno del database, quindi una volta che l'amministratore configura, tutto viene lasciato all'interno del database, e pronto a essere aggiornato con la versione successiva e via dicendo. Quindi se volete questa è una cosa che anche noi possiamo configurare, una delle cose che ci viene richiesto spesso di fare magari un'analisi di quelli che sono i processi è decidere noi come configurare questo tipo di, di strumento oppure potete imparare voi come utilizzare questa configurazione per magari fare delle modifiche. Ripeto, può essere utilizzata senza dover scrivere una riga di codice. Abbiamo un'altra domanda, eccola qui un'altra domanda relativa a ah, sì, come funzionano i permessi sui file. Giusta domanda. Quello che abbiamo visto nel nostro esempio è la guida del ciclo di vita dall'articolo al file. Nel nostro esempio, è una cosa alla quale non si è abituati normalmente se si utilizza a volte. Bene, l'articolo è gestito da un workflow. Che prevede che al momento del rilascio l'articolo venga bloccato, cioè non sia più possibile fare modifiche all'articolo. Questo perché ci deve obbligare a gestire una nuova revisione nel momento in cui vogliamo fare una modifica. Perfetto. Cosa succede al file? Perché il file non è gestito da permessi. Ecco, non è del tutto così. Qui è stata utilizzata un'opzione un che c'è in Vault due opzioni che ci sono in volt ehm, quindi andiamo nella cartella di questo file e diciamo volt permette con una configurazione sua di far ereditare il permesso dell'articolo al file cioè possiamo fare in modo quando l'articolo è bloccato il file a sua volta deve essere bloccato altra cosa Interessante che non c'è nella domanda ma che aggiungo io, gli utenti visualizzatori, andiamo a prenderci il Volt Web, in questo momento io sto impersonando un utente visualizzatore, è vero, come abbiamo visto, che ha accesso a, uh, a tutti gli articoli rilasciati, però visto che il file non è gestito da permessi di workflow, non è che adesso il mio visualizzatore può invece andare nell'area file ad accedere a tutto ciò che vuole? Ovviamente non è così. Possiamo fare in modo, queste ripeto, sono configurazioni di VOLT, Possiamo fare in modo che all'interno del VOLT Web quest'area non sia accessibile, in modo che tutti gli utenti visualizzatori siano obbligati a passare dagli articoli. Questa, è, diciamo, è la condizione ideale perché quella, se ci fate caso, chi di voi utilizza un sistema IRP o PLM. È quella che normalmente si utilizza, cioè tutti i sistemi con uh, dei data model basati su item, su articoli, lavorano così. Io quello che ricerco è un codice, non un numero parte chiuso all'interno di un file, e poi da quel codice voglio accedere a tutti i contenuti. So, diciamo a nostro avviso, anche comparata a quella che è normalmente l'esperienza con il PLM, Confusion Manage, questo è molto più simile a quello che si vuole in quei casi ottenere, cioè dei contenitori, dei contenitori numerati. Bene direi che a questo punto non ho più domande, queste, grazie per queste che erano molto interessanti. A questo punto io vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che restiamo a disposizione per qualunque dubbio possiate avere. Grazie di nuovo e a presto.